Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato da iAlforex.com e come vedi in questo video voglio andare a esaminare e analizzare un po' più approfonditamente quello che è l'euro-dollaro oggi, una delle coppie di valute che trado di più e soprattutto quello che potrebbe darci in base alla dinamica di prezzo e il mio approccio dedicato alla price action appunto nelle prossime settimane. Ovviamente questo video sta a esaminare esclusivamente una dinamica multi-day o multi-week, quindi non è, come vedrete, una dinamica, diciamo, intraday o di brevissimo termine. Allora, come si può notare dal grafico, che vedete qui, ho inserito sia il grafico mensile che settimanale per capire la big picture e capire che cosa ci possiamo aspettare almeno nelle prossime settimane. Infatti, si nota molto bene questo qui alla mia sinistra, il grafico mensile, che ci porta ad avere una dinamica di prezzo long abbastanza chiara. Si è fermata al momento come dinamica di ritracciamento nella zona 1,2260 e potrebbe far ripartire in effetti i prezzi per nuovi movimenti rialzisti. Infatti, se andiamo a prendere la gamba, il minimo e il massimo di quello che è avvenuto proprio della FTV, del mio segnale che si è venuto a creare proprio negli ultimi tempi, noteremo che abbiamo un obiettivo, diciamo, abbastanza chiaro in area 1,2350 nel prossimo periodo. Poi potrebbero esserci altri obiettivi, però fin tanto che non arriviamo lì, ovviamente, e vediamo come ci arriviamo, non si può parlare appunto di ulteriori livelli a mio avviso. Però l'1,2450 sarà il prossimo livello dell'euro-dollaro. Vediamo perché si sta configurando una situazione anche particolarmente interessante sul grafico settimanale FTV e potrebbe essere appunto interessante nelle prossime settimane gestire magari o comunque andare a cercare un nuovo long, almeno per quanto mi riguarda, su questo mercato. Allora, prendendo poi, togliendo quindi grafico mensile, ma tenendo esclusivamente grafico settimanale in questa analisi, ecco qua, vediamo appunto che c'è stata una dinamica di swing assolutamente bullish che dai minimi ha portato a fare vari swing molto molto interessanti. E adesso quello che si è venuto a creare negli ultimi tempi al momento potrebbe anche essere esclusivamente un ritracciamento di questo tipo, che può anche già aver fermato e finito la sua corsa proprio su questo livello, che adesso vedremo rappresenta comunque un'area che in effetti poteva essere una zona di ritracciamento normale, il 38,2 di questa gamba, adesso lo andiamo a vedere, e soprattutto vedete recupera la zona 130 e 90 della FTV mensile, recuperandola in chiusura settimanale con una bella FTV. Quindi già questo potrebbe essere un buon indizio per cercare di nuovi lunghi poi nelle prossime settimane. Come obiettivo primario, però, qui non stiamo parlando di livelli successivi. Quindi il primo livello, diciamo, di target è 1,24,50. Detto questo, quindi, che cosa succede? Se andiamo a prendere anche la dinamica la gamba che ha portato i prezzi nel momento a ritracciare, quindi facciamo minimo massimo di questa gamba, vediamo che in effetti da minimo a massimo, quindi la vera gamba rialzista che c'è stata ultima sull'euro-dollaro, abbiamo avuto un ritracciamento perfetto dove il mercato si è seduto perfettamente in area 1,2060 e sta creando un FTV. Questo 1,2060 corrisponde, guardate un po', con, ecco qui, benissimo, corrisponde, vedete, con la zona 161,8 dell'estensione della pin bar che viene recuperata, addirittura sta chiudendo anche molto al di sopra. Quindi diciamo che in ottica di ritracciamento questo tipo di movimento potrebbe al momento essersi concluso e si potrebbe iniziare a vedere nuovamente i buyer qui. E però, come possiamo notare, potrebbe ancora non essere finito il movimento, perché se nel caso in cui dovessero esserci nuovi spunti ribassisti, vedete che poi l'obiettivo, diciamo, probabilmente finale di questo ritracciamento diventa la zona 1,1940, che corrisponde con questa zona qui, che è stata la zona di tappo poi dell'euro-dollaro. Quindi io sto cercando di riflettere insieme a voi qui su come fare, cosa vedere. Si potrebbe anche pensare in ottica operativa di andare a, eccolo qua, di andare a puntare su un long anche frazionato, nel senso che
settimana prossima, alla rottura di questo massimo, se dovesse chiudersi così il mercato, si potrebbe iniziare a pensare già a un long con obiettivo ovviamente la zona 1,24,5. Però sarebbe abbastanza, come dire, non sarebbe corretto poi, se il mercato dovesse fare la discesa sotto questi minimi, a mio avviso uscire dalla posizione. E anzi, si potrebbe attendere il prezzo, se dovesse succedere, che quindi decido da trader, no? Quindi ottica di breve termine, qualche settimana al massimo, di andare a target qui. Ma so che il mercato potrebbe ancora fare un movimento, quindi potrebbe da qui generare un movimento direttamente lì, capitalizzo quel movimento, stiamo parlando di trading, e vado a prendere, cogliere quel movimento. Ma se invece dovesse succedere che il mercato dovesse fare questo, e quindi andare in quel livello di cui abbiamo appena parlato, diciamo 1,1940, 1,1950, che corrisponde, abbiamo visto, col 261,8 della pin bar di discesa, e corrisponde in effetti con una zona importante, potremmo valutare, nel caso in cui avvenga questa situazione e si recuperi, quindi si vengano a ricreare delle situazioni bullish sull'euro dollaro, si potrebbe pensare di inserirsi nuovamente con una nuova posizione long. Quindi ecco cosa sto dicendo: frazioniamo il rischio, non è un mediare una perdita, perché se ovviamente la pianificazione di un'operazione arriva già in questo modo dall'inizio, quindi si pianifica la modalità operativa, ovviamente non diventa un mediare la perdita, diventa una gestione della posizione frazionata. Quindi da qui puoi entrare, e poi ovviamente nel caso in cui ci dovesse nuovamente riavere una nuova rottura, a quel punto si può decidere di uscire direttamente col totale della posizione. Quindi in questo caso, diciamo, si potrebbe pensare a un'entrata un po' più avanzata, una gestione del rischio divisa in due, diciamo, dove fatto 100 per esempio il mio investimento totale, diciamo, posso decidere magari di mettere non so, un 60% dei miei 100 sulla prima posizione e un 40% sui secondi 100 più bassi, e quindi per un totale comunque di investimento massimo di 100. E vediamo in ottica operativa. A me piace anche la possibilità di lavorarci con questa, per esempio, con dei certificati Turbo 24. Questa è la piattaforma, appunto, dei certificati Turbo di EG, con la quale, per esempio, studiare una operatività di questo tipo potrebbe essere buono. In realtà lo si può fare tranquillamente anche col CFD, però volevo farvi vedere come si potrebbe in effetti gestire la situazione. Esempio, se io ho aperto ovviamente qui tutte le serie di livelli knockout, dove il mercato può andare a può avere, appunto, come livelli, e quindi può andare poi a colpire nel caso in cui la posizione va a zero, quindi va, diciamo, fatto 100 il mio investimento, andrò a perdere quell'investimento, che è tra l'altro un livello garantito, quindi fatto 100 l'investimento che faccio, non ho la possibilità che il mio investimento perda di più, che è molto importante. Quindi in questo caso, per esempio, vedete che questa FTV, facciamo esempio, viene convalidata settimana prossima, decido di entrare all'incirca su questo livello, poi pip più pip meno. Ok, stiamo parlando comunque di un trade di svariati punti, da magari 21,70 in area 24,5. E decido che però la mia zona di knockout massimo, quindi di investimento massimo, non deve essere qui, come non deve essere neanche qui. Perché? Perché abbiamo deciso che se il mercato dovesse fare un'ulteriore gamba ribassista, noi siamo pronti addirittura a incrementare con una nuova posizione. Quindi a quel punto che cosa si può fare? Si va a vedere i livelli, e guardate, addirittura abbiamo dei livelli bassissimi. Quindi, fatto 100 il mio investimento, dov'è il punto migliore dove io potrei andarmi a inserire obiettivamente, in maniera molto molto obiettiva, e posso pensare che il mio investimento, insomma, venga un po' a fallire, e posso avere anche la possibilità di gestire la posizione chiudendo magari il trade anche prematuramente? Io credo che sia proprio la zona questa qui sotto 1,16, che è la zona in effetti mensile. Quindi prendo un attimo qui, vedete, questa qui con leva 20, quindi vado a prendere il tipo di KO. Se io vado a prendere un mensile, noteremo che, vedete, è proprio al di sotto dello swing mensile, quindi gli do spazio anche a generare un'ulteriore gamba, come abbiamo appena detto che può avvenire.
e vado a prendere adesso nuovamente il settimanale ed ecco qui. Quindi in questo caso posso decidere che su questa parte di investimento, fatto che io da qui al massimo qui decido di mettere, non so, l'investimento massimo di questo mercato 500 euro, facciamo esempio, andrò a rischiare, abbiamo detto, circa il 60% di questa, di questo trade totale, quindi metterei 300 euro di rischio. Quindi che cosa faccio? Vado ovviamente a prendere il mercato esegue ed elimina. Gli dico che voglio entrare con 300 euro di investimento massimo, vediamo un po', saranno circa 40, eccolo qua. Guardate, 48 certificati acquistati long su euro dollaro, 300 euro di controvalore all'incirca, potrei iniziare alla rottura di quel livello a mettere. Quindi che cosa significa? Significa prima posizione di rischio come investimento massimo stiamo parlando, perché poi abbiamo detto che nel caso in cui il mercato dovesse arrivare qui ma non mostrarci, quindi continua la fase discendente, si può pensare di uscire prima dal trade. Quindi questo diventa proprio il nostro paracadute massimo, non è un classico stop loss. Quindi in questo caso, bene, 48, va bene, 300. Quindi il mio investimento, primo investimento, abbiamo detto che sarà di 300 euro. Abbiamo deciso di investire in totale 500 euro su una salita dell'euro in linea di massima che può arrivare a 24,5 nel prossimo futuro. Benissimo, facciamo questa prima cosa. Poi succede che il mercato dovesse, nel caso in cui dovesse andare a rompere, poi inizia a scendere, come abbiamo anche premeditato, cioè che può accadere, come può accadere che il mercato può fare anche una barra unica long e vada direttamente. Quindi in quel caso sull'investimento di 300 probabilmente avrò, non so, guadagnato circa 150 euro, che sono all'incirca il 50% dell'investimento di 300 euro, perché ricordiamo che i turbo non hanno margine, non c'è, quindi l'investimento di 300 euro sono quello che io dedico all'operazione, il mio investimento vero, ok? E fatto appunto, e quindi si va a capitalizzare quel movimento. Nel caso in cui invece mi fa una cosa qui, per esempio, no? E mi crea dopo qualche settimana, quindi sono a mercato, dopo qualche settimana mi crea la situazione nuova long. Benissimo, aspetto sempre il breakout dei massimi per entrare, entro sul breakout dei massimi e in questo caso praticamente che cosa succede? Succede che io ho vado a rivedere quali sono, poi andrò a vedere quali sono le nuove barriere. Utilizzerò una barriera simile, quindi sempre al di sotto del livello principale, quindi quello dei 15,40, insomma, al di sotto dell'1,16, così che mi tengo sempre uno spazio al di sotto di quel possibile minimo che crea, no, il segnale di nuovo allungo. Quindi mi tengo tutta questa zona. Poi per gestire la posizione, e qui dei 500 totali, 300 li ho già usati in investimento, ne posso mettere altri 200. Quindi abbiamo detto primo investimento uguale 300 euro, secondo investimento uguale 200 euro, ok? Quindi totale 500. Quindi nel caso in cui nel caso proprio di massima perdita, il mercato scende di botto, non riesco a gestire la posizione in maniera diversa, il mio investimento che appunto ho deciso di dedicare su questo mercato andrà a zero e quindi i 500 diventeranno zero. Ma nel caso in cui invece il mercato poi da qui riprenda e vada verso i 24,5, ovviamente, come vi dicevo prima, se entrando qui avrò per esempio guadagnato circa un 150, 150 euro, scusate, che è circa un 50% sull'investimento. In questo caso, essendo entrati anche più bassi con 200, molto probabilmente su questo livello magari ne potrei guadagnare probabilmente 200, 220, 250, che diventa un 100% fatto appunto, fatto 100 l'investimento iniziale. Quindi in questo caso diventerebbe un bel trade, a mio avviso, che ha senso andare a lavorare anche con i Turbo 24 come vi ho fatto vedere, oppure con i classici CFD nello stesso identico modo, quindi impostando magari uno stop garantito, per esempio, se si vuole essere tranquilli al 100%, o uno stop classico direttamente su una zona al di sotto dell'1,16. Quindi si possono usare entrambi
Io uso entrambi, quindi si possono usare a seconda un po' anche dell'esperienza che uno ha, o comunque anche bene o male sono molto simili. Quindi questo insomma per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo video molto operativo sull'euro-dollaro, quindi non mi resta che lasciarvi andare a mettere un mi piace sul video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao a tutti!